Sapete che non è solito mio organizzare le conferenze di stampa, insomma, però avrei voluto fare una a fine stagione, insomma, mettere un po' le somme e parlare anche un po' del futuro e di quello che era stato, quello che sarà del Lecce e tutte queste cose. Però purtroppo, diciamo purtroppo, alla fine c'è risultato, diciamo, questo che ho sentito le ultime 2 settimane, su queste 2 partite, gli umori, qualcuno ha detto anche la parola di troppo, insomma, ho voluto più che altro incontrarvi oggi. Incontro anche, se Dio vuole, a fine stagione. Però oggi, insomma, volevo fare così, 2 chiacchiere con voi, insomma, volevo stare un po' con voi. Non vorrei parlare riroso, però vorrei fare un po' tirare il punto della situazione, diciamo, come un giornale stamattina dice, insomma, tondo fa la conferenza stampa per tirare il punto della situazione. Vorrei fare un punto molto velocemente, prima poi magari mi lascio le vostre domande. Come ben sapete ormai, noi abbiamo preso il Lecce a luglio, società del Lecce a luglio. Dobbiamo dire sempre grazie all'artefice di tutto questo, che è il professor Sergio Sticchi Damiani, il quale con molta maestranza è riuscito veramente a cucire questa società e soprattutto a intrattenere anche i rapporti che ci hanno permesso di poter fare tutto questo. Errori ne abbiamo commessi, io per primo ne ho commessi tanti, mi prendo le mie responsabilità. Però per me il mondo del calcio era un mondo nuovo, un mondo diverso dalle aziende che sono abituato a gestire. Nonostante ciò mi sono messo d'impegno insieme agli altri e nonostante la mia parte deludente del campionato in cui i risultati non venivano, cioè i risultati non erano tutti positivi, siamo arrivati a quella partita col Foggia in cui prendemmo 4-0 in cui decidemmo, mangiare nell'aria, di cambiare asta con un Braglia. Mister Braglia, a cui io ho sempre definito l'uomo della svolta del Lecce. In effetti, dalla sua gestione fino a 2 settimane fa, le ultime 2 partite, lui è riuscito ad ottenere risultati veramente importanti. Conseguendo 18 risultati positivi, che non è da poco per una squadra di questa categoria, e portandoci alla vetta della classifica. La vetta, diciamo, ci ha fatto tutti quanti credere che quest'anno il Lecce poteva fare il salto. Tutti quanti ci siamo creduti, tutti, anzi, non ci rendevamo neanche conto che eravamo secondi. Per noi ormai il risultato era diretto, vincevamo noi, salivamo noi. E questa convinzione sono stato io il primo ad averla, perché io sono stato sempre molto moderato davanti a voi. Perché, diciamo, noi abbiamo preso un club quest'anno e quando prendi un club, o comunque qualsiasi società, uno cerca di programmarsi per poi avere dei risultati buoni. Però eravamo riusciti a, cioè, eravamo riusciti. Stiamo in corsa per riuscire anche quest'anno, no? A farlo già il salto. E se questo avviene, io per primo sono più felice perché un presidente che prende per mano la società per un anno riesce a far salire la squadra. Sarebbe un orgoglio personale e anche una bellissima cosa per me stesso. Quest'ultima 2 partite ci ha lasciato l'amaro in bocca a tutti, ma per primo, non lo nascondo. Perché speravo, no, di vedere sempre una successione di vittorie, no? Noi attendavamo queste 2 partite a casa e poter veramente cercare, no, di arrivare alla prima. Cioè, di solito non abbiamo mai guardato le altre squadre, però siamo caduti un po' nell'errore tutti di guardare, no, i risultati delle altre squadre. E questo forse ha creato una tensione a tutti, tutti quanti noi, soprattutto anche secondo me ai calciatori, no? Quindi queste 2 partite ultime. Diciamo, l'amarezza è rimasta a tutti, però io poi a freddo ho analizzato un po', no, queste 2 partite. E diciamo che da parte mia non posso criticare nessuno, cioè io non ho mai. Quando hai 18 risultati positivi, di solito un presidente non pensa mai a una società, no, a criticare il mister, a criticare i compagni, i calciatori, perché alla fine quello che hanno fatto è veramente tanto. E quindi anche a freddo vado ad analizzare di nuovo queste 2 partite che abbiamo fatto. Io di calcio, come sempre ho detto, non ne capisco molto. Però quello che ho visto, i ragazzi ce l'hanno messa tutta per cercare di portare a casa il risultato, sia col Matera che con l'Agras. L'unica cosa magari che non mi lascio passare è quel primo tempo contro il Matera, in cui forse non ho, se fosse stato come nel secondo tempo. Sicuramente forse qualcosa in più l'avremmo fatta. Però
però diciamo che i ragazzi ce l'hanno messa veramente tutta per portarci a casa questo risultato. Io, anche questo non è da solo mio, questi giorni ho incontrato anche il capitano, ho incontrato i calciatori, i ragazzi, ho incontrato il mister, per capire, no? Perché certe volte un presidente dice forse sto sbagliando qualcosa io, se c'è qualcosa magari no che non va, però tutti quanti siamo convinti e lotteremo fino alla fine, fino alla morte, queste quattro partite, per cercare di portare a casa risultati positivi, per cercare in tutti i modi di poter veramente afferrare in maniera diretta con i playoff il salto finale. Ovviamente noi ce la stiamo mettendo tutta, però, e questo vado sempre un po' nel passato, noi abbiamo ereditato una situazione non molto facile, sia a livello societario, di numeri, sia a livello calcistico, di calciatori. Quello che ci hanno passato non è stato tutto bello, c'è stata una parte bella, che dico che è Lecce la parte bella, il nome no, è una parte brutta. Noi abbiamo cercato anche in quest'anno di cercare di capire come risolvere tante situazioni che no? abbiamo avuto addosso, diciamo, no? Anche sia beh, ripeto, come conti che anche come calciatori. Quindi alla fine, se non dovessimo fare il salto, se Masia non riusciamo a fare questo salto, cioè noi ripartiremo di nuovo con la forza maggiore ancora di più rispetto a quest'anno, cercando anche di fare quegli interventi opportuni che ci consentissero di fare veramente una rosa che dal primo giorno riesca veramente ad avere risultati sul campo e anche di fare una società più forte, come già stiamo lavorando, come già sapete, più forte di quella di oggi, per cercare veramente di mirare in alto. Perché, come dico sempre, noi guardiamo sempre il campo, ciò che succede la domenica in campo. Ieri c'è sempre una società che lavora affinché la domenica ci sia la partita. La società del Lecce, come ho detto alcune volte, è una società che non è stata mai strutturata bene. E per questo noi, attraverso un planning, un business plan, stiamo cercando di ottenere dei risultati un po' diversi, cioè cercando di ragionare in maniera diversa dalle altre gestioni. Perché io per primo mi rendo conto che essere presidente di una squadra del Lecce non è una società, il Lecce non è una società che appartiene al presidente o alla società, è una società che appartiene al Lecce, appartiene ai leccesi, appartiene alla gente, che veramente tanta gente è legata tantissimo al Lecce. Io questo lo pensavo, ma quest'anno ho avuto ancora la maggior forza per sentire questo. Quando sono diventato presidente, tanta gente mi chiede le sorti del Lecce. Questo sono contento. Quindi noi ripartiremo ancora meglio rispetto a quest'anno e sicuramente arriveremo sempre più in alto. Però ripeto e ribadisco, lo dico anche sia a voi che siete qui presenti, ma soprattutto a quell'eccezionale pubblico che ogni domenica ci riempie lo stadio, che ringrazierò sempre tantissimo. Noi dobbiamo rimanere ancora uniti in queste quattro partite, perché io credo tantissimo e devo crederci adesso più che mai che vorremmo andare in fondo, veramente fino in fondo. Con un po' di cattiveria in più, secondo me riusciremo a riuscire anche quest'anno ad ottenere il salto. Cosa che mi auguro e cosa che spero che avverrà. Per questo ho voluto fare questa conferenza oggi, perché vorrei farvi capire che la società è molto vicina alla squadra, è molto vicina a voi, al territorio, e soprattutto la società non molla. Io ho sentito voci che volevo mollare, non esiste, anzi più che mai noi siamo più forti e vogliamo stare ancora più vicino. Adesso il mister mi dice, presidente, quando la vedo poco, quando la vedo sempre, sì, perché il mio atteggiamento è stare vicino alle cose quando le cose vanno male, non bene. Che quando vanno bene è facile per tutti essere vicino, quando vanno male ci vuole il supporto di qualcuno che, no? Che cerchi di mantenere un po' l'equilibrio, perché quello che ho visto in questo periodo, in questi giorni, che gli equilibri sono un po' saltati, cioè in queste situazioni, in queste condizioni, occorre sempre avere l'equilibrio, non essere frenetici, perché per esempio credo che in queste due partite molti risultati non sono avvenuti perché ho visto i ragazzi frenetici in campo che devono fare per forza il risultato, e questo secondo me non va bene. Per questo chiedo anche a voi, che siete la stampa, che siete l'opinione pubblica,
di cercare di far mantenere anche i ragazzi stessi in campo la calma, la tranquillità, perché molte volte la frenesia non ci porta da nessuna parte. È quello che forse sta succedendo un po' sul territorio, no? Tutti quanti eravamo, no, la frenesia di... Vedevamo già di... No, tutti quanti già ci vedevamo in B. E secondo me questo non va bene. Cioè, tutti vogliamo la B, tutti la vogliamo, qui dentro, lì fuori, tutti quanti. Però molte volte dobbiamo attenderla, dobbiamo, no? Pian piano dobbiamo raggiungerla. Dobbiamo fare un passo alla volta, dobbiamo pensare una scuola all'altra, una partita dopo l'altra. È questo che ci fa salire fuori la vetta. Come stavamo facendo prima di queste ultime due partite. Io ho parlato un po' con i ragazzi, che qualcuno mi ha detto, sai Presidente, quando cammino per strada la gente dice dai forza dobbiamo vincere, dobbiamo salire in B, non sbagliate. Questo diamo pressione, no? E in questo momento la pressione non serve a niente. È l'ultima cosa in cui dobbiamo dare a tutti la pressione. Dobbiamo pensare a una partita dietro l'altra. Adesso abbiamo il Messina, una partita che dobbiamo affrontare bene, ma dobbiamo pensare al Messina, non dobbiamo pensare alla B, dobbiamo pensare al Messina. Noi dobbiamo pensare al Matera, dobbiamo pensare all'Agras, non dobbiamo pensare alla Serie B, o se Benevento a qualcosa perdeva o vinceva. Forse questo forse è stato un errore mio per primo che abbiamo commesso, ma la società, vi ripeto, i giocatori, il mister, che ho risentito adesso in questi 10 minuti, noi ci crediamo più di prima di poter andare in B e metteremo veramente l'anima per fare questo. Questo ve lo assicuro io. Quindi, e tutti quanti noi dobbiamo stare uniti e richiamo di nuovo quel meraviglioso pubblico di starci sempre vicini e di andare avanti. Perché può essere quest'anno la volta buona che il salto avverrà. Va bene, potete fare domande? Prego Lino. Quello negativo, i problemi negativi sono stati tanti, abbiamo ereditato dei contratti di alcuni giocatori, no? Contratti che costano anche tanto, di giocatori che magari in campo non si vedono più, ex voi sapete chi sono. Abbiamo ereditato una società nuda, una società che oltre ai debiti non aveva nient'altro. Non è pensabile che una società che vive da 100 anni non abbia un immobile dove mettersi in ufficio, non abbia un centro sportivo dove fare allenamenti, sia per la prima squadra che per il settore giovanile, e che non abbia una scuola calcio. Parliamo del Lecce, non parliamo di una squadretta di terza categoria. Queste cose secondo me sono negative, perché una società che sta a questi livelli, una società che vive da 100 anni, deve comunque essere strutturata, perché soltanto così puoi consentire a un'azienda, in questo caso una società sportiva, a poter raggiungere risultati duraturi nel tempo. Perché arrivare in B e poi tornarci in Lega poi il prossimo anno, questo non giova a nessuno. Noi dobbiamo cercare di cogliere la Serie B, ma di rimanerci in B e di puntare là. Ma se arriviamo in A dobbiamo rimanere in A. In mordi e fuggi non serve a nessuno in questo campo. Se no veramente al Lecce non faremo mai una grande squadra, quello che forse il Lecce merita. E quindi strutturando la società, creando un centro sportivo del Lecce, magari un domani uno stadio, ma uno stadio si parlerà quando il Lecce arriverà alla categoria giusta di poter pensare a uno stadio. Adesso pensiamo a uno centro sportivo in cui già da solo ci evita i costi di affitto, che sono tanti, che questa società paga e negli anni ha pagato. I numeri sono veramente sbalorditivi, se li vedete. Sia nel settore giovanile che nella squadra. E soprattutto andiamo anche nella scuola calcio. Cioè, tutte queste sono operazioni che ti consentono di avere altri ricavi molto più sostanziosi e ti permettono veramente di avere un equilibrio di gestione finanziaria. Oggi sono io, ma domani può esserci qualcun altro. E Lecce deve essere una società che la gente vuole prendersi, e non che devono scappare come è successo nell'ultima fase, no? Cioè nessuno voleva il Lecce, qualcuno aveva detto prima di noi voleva il Lecce dal comune prendersi le chiavi della squadra, no? Non prendendo... Cioè queste cose le sapete più voi di me, perché io, ripeto, io sono stato preso e messo nel calcio da sapere. E quindi poi, e da me poi cercare di capire, guardarmi i bilanci, perché nella vita faccio questo. E quindi ho capito veramente che se uno sente parlare di Lecce, ma Lecce cosa? Lecce non ha una catasta di numeri in perdita. E questo non va. Cos'è il Lecce? E questo è il discorso. Invece la squadra deve essere una squadra che deve avere una struttura sua che consente domani a raggiungere risultati dei traguardi, e dei traguardi bisogna anche raggiungerli e mantenerli. Non soltanto raggiungerli e mantenerli. E questo è lo spirito con cui
noi abbiamo affrontato la stagione. Poi grazie a Dio abbiamo avuto questi risultati che ci hanno fatto tutti quanti sognare, sperare e crederci fino in fondo alla Serie B. Però ripeto, se questo non dovesse succedere, bisogna ripartire con più forza di prima, quello che noi stiamo già mettendo adesso. Ma per ultimo è stato detto anche da Saverio in trasmissione che noi abbiamo già chiuso con il nuovo socio che entrerà. Ovviamente la compagine sociale, la maggioranza è l'eccesa, io per prima avrò sempre il 51%, perché ci teniamo che ci sia la territorialità in questa squadra. E anche sono altre trattative che stanno concludendo per acquistare un centro sportivo, e ormai l'attività sta quasi terminando, spero che a giugno riusciamo anche a portare un centro sportivo a Lecce. Sono cose che noi stiamo facendo, non fai cosa? Il centro sportivo ovviamente questo non è in provincia, non è a Lecce è stata individuata una scuola calcio, quindi sicuramente apriremo la scuola calcio a Lecce e il centro in provincia. Anche in quello noi abbiamo pensato tanto, ma io poi ho visto un po' la storia del Lecce. Il Lecce non ha avuto mai un centro sportivo a Lecce, sono stati a Squinzano, a Villa Convento, quindi anche in questa scelta non mi sento di lasciare qualcosa di sbagliato nella società. Io prima di muovermi guardo sempre un po' lo storico per capire, no, ciò che bisogna fare, quindi anche la scelta che ho fatto, che abbiamo fatto, se riusciamo a chiudere con questo centro sportivo, e un centro sportivo in provincia. Non mi sento di aver fatto qualcosa di sbagliato visto lo storico e le scelte societarie. Presidente, lei ha detto che è una catasta di debiti, ma era o è ancora? No, adesso con le operazioni fatte il Lecce è una società abbastanza pulita, comunque abbiamo sborsato parecchi soldi, insomma. È stato preso con debiti sostanziali. Con dei debiti e con dei futuri debiti che possono uscire per degli errori fiscali commessi nel passato. Errori fiscali? Sì, c'è stato qualche contenzioso in corso che stiamo cercando di chiudere. Presidente, può essere la cittadella un centro sportivo possibile l'acquisizione definitiva da parte del Lecce, quella di Martignano? Noi stiamo guardando anche quel fronte, sì, potrebbe essere anche quello. Potrebbe essere un'acquisizione, sì. Noi stiamo lavorando su due o tre fronti, sempre in provincia, e Martignano potrebbe essere anche uno di quelli. Non è detto che sarà quello, però. Eppure Calimera, pure, no? Su Calimera le trattative non sono state, mentre altri centri si stava. Ma sempre nella cintura? Sempre nella cintura, sì. Presidente, il nuovo socio non salentino che dovrebbe entrare in minoranza, quindi ha detto che il 51 rimarrebbe comunque salentino, no? No, di più, il 54 rimane a carico mio, poi c'è 10 Corrado Liguori con la società sua e il 9 Alessandro Adamo, quindi dovrebbe andare fuori 20-30% dell'intero pacchetto azionario. Quindi dicevo, il nuovo socio lo annuncerete a fine stagione, perché ha detto lei che avete già concluso. Sì, la conclusione è diciamo ormai imminente, noi annunceremo nel momento in cui entrerà in società, che dovrebbe essere entro giugno. E acquisirà il 20% restante? 20-30%. 20-30% restante. Tutto il resto sarà dei salentini. E del nord? Sì, è un imprenditore del nord, sì. Presidente, torniamo diciamo, al calcio giocato, questa è la sua diciamo, prima avventura, no? Capitano non solo di un'impresa ma di un'avventura calcistica, come ha detto lei, per un territorio vuol dire tanto. Comunque i numeri dicono che il Lecce ha 4 punti dalla vetta, a pari punti con il Foggia, è secondo di fatto se ben organizzato, e forse a Lecce siamo anche piuttosto bravi a darci addosso quando le cose iniziano un attimino a scricchiolare, forse perché siamo stati abituati sempre a pensare oltre le nostre aspettative. Ma forse guardando semplicemente i numeri, lei all'inizio dell'anno non avrebbe messo una firma per essere a questo punto, e che comunque è campionato? Guardi, lei dice bene, però io sono un imprenditore. L'imprenditore non firma mai sul presente, può firmare sull'uno. Nel senso, io come imprenditore ho sempre pensato al meglio, no? Di ogni azione che io vado a fare. E quindi io non avrei messo una firma perché volevo giocarmela fino in fondo come stiamo facendo. No, non avevo messo una firma.
speravo che Lecce sarebbe arrivato nella vetta sicuramente, però mettere una firma per dire arriverai secondo, terzo, no, perché io... A questo punto del campionato, quattro giornate... Sì, sì, no, 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 io sono contento di dove è Lecce, sono contentissimo, però per come sono fatto mi piace lottare fino alla fine. Cioè non so se mettere una firma l'anno scorso per arrivare a questo risultato. Certo, noi non pensavamo di arrivare così tanto in alto, questo sì. Però poi mettere una firma nel passato per dire voglio arrivare là, no. Cioè non vorrei, avrei anche, io voglio anche di giocarmela bene, insomma, come abbiamo cercato di fare, no? Però sempre capendo che partiamo sempre da una città giovane, una città che si sta organizzando, una città che è partita con diverse cose che abbiamo preso dal passato, quindi noi non pensavamo di arrivare fino a questo punto, infatti io l'ho premesso questo. Poi se sono stati questi 18 risultati consecutivi che ci hanno, no, un po' fatto tutti quanti credere che il salto era possibile. E ancora ci crediamo che il salto è possibile, speriamo che ciò avvenga. Presidente, dopo le dichiarazioni di Braglia, che ha detto che bisogna guardarsi anche dietro, non solo a chi sta davanti, secondo lei lo spogliatoio o Braglia stesso prendono ancora nel primo posto o sono proiettati loro? Allora, io ripeto, ho parlato questi giorni con una cosa che non faccio spesso, ripeto anche questo, perché ho parlato un po' con i ragazzi e un po' con il mister. Loro credono anche che possiamo anche arrivare al primo posto. Ovviamente oggi il primo posto non dipende soltanto dai nostri risultati, questo ormai è un dato di fatto. Però insomma nel calcio tutto può succedere, questo è il calcio, no? Chi pensava che l'Olimpia saremmo pareggiato, tutti quanti pensavamo mentalmente che avevamo portato la vittoria a casa, ma questo è il mondo del calcio, no? Il calcio è fatto così. Quindi secondo me nella loro mente i ragazzi pensano ancora al primo posto e anche il mister pensa al primo posto. Però dopo questa occasione fu fatta la partita con l'Agras, credo. Quindi dopo la partita a caldo tutti quanti eravamo amareggiati, insomma, no? Anche io stesso dichiarai di guardarci alle spalle, no? Però a freddo poi inizi a pensare diversamente, no? Perché le cose a caldo certe volte non porto mai suggerimenti giusti. A freddo tutti quanti stiamo ripensando che il primo posto è ancora possibile. Io parto sempre dalla media matematica. Il detto quello che l'ha perso in queste due partite come punti. Qualcun altro dovrà ancora perderli, secondo una media matematica. Se ciò avverrà, che la matematica mantiene ancora, forse no potremo arrivare ancora prima. Presidente, tornando un attimo un passo indietro, giusto per capire, quando ha detto il Lecce non ha niente, non ha una sede, non ha un centro sportivo, il suo è puntare un dito a chi ha gestito, no, il Lecce negli anni floridi o è puntare un dito a chi non ha, no, gestito? Assolutamente no. Assolutamente, io ho sempre detto che sia il Tesoro, sia Tesoro che Temeraro hanno fatto sempre il meglio per il Lecce e si è visto. Anche Tesoro, insomma, con Tesoro siamo riusciti ad avere, no? I playoff quasi in tutti gli anni, credo, no? E Temeraro ci hanno fatto vivere il sogno della Serie A. Il primo sogno ci fece vivere Giullano, ma Temeraro ci portò in A diverse volte e questo è tanto. Soltanto che quando io dicevo bisogna pensare a una società, e secondo il mio punto di vista, cioè io credo che una società va gestita, quando si dice devi prima strutturarla e poi gestisci una società, perché a me piacciono le cose durature nel tempo, però può essere che sia Giovanni Semeraro che Savino Tesoro hanno pensato più a raggiungere il risultato sportivo subito, magari il mordi e fuggi dicevo prima o ce l'hanno cercato dopo e magari non si sono guardati un po' la società stessa. Diciamo che il gruppo di lavoro è anche un po' diverso, noi siamo un gruppo di lavoro pieno di professionisti, forse sono l'unico, siete tutti professori, io credo, in cui ognuno ha un po' del suo nel gruppo che abbiamo. È una condizione questa che garantisce bene la società e garantisce bene anche chi lavora. Ognuno c'ha il suo, ognuno pensa al suo. Quindi io come presidente ho dovuto seguire molto la società e magari poco il campo l'ha seguito qualcun altro, l'ha seguito Rinchiera, l'ha seguito Sticchi Damiani stesso, sapere, molto bravo, insomma. E quindi io faccio un'osservazione su quello che ho giusto estendo. Può darsi che Giovanni Semeraro pensava a gestirsi il campo, che Savino Tesoro sicuramente ha pensato a gestirsi il campo, non ha guardato la società stessa. Non sarei mai a condannare sia né Semeraro né Tesoro, non esiste, no? Ognuno ha le sue strategie, io ho le mie e loro hanno i loro, anche che può darsi io ho visto solo un aspetto o non ho guardato un altro aspetto. Presidente, tornando al campo, premesso che il lavoro di Braglia e del gruppo che è sceso in campo è stato eccezionale, se siamo arrivati a questo punto,
ma la sensazione sua nel vedere anche queste ultime partite è la stessa, insomma, dei tifosi e dei non addetti ai lavori, che chi sta scendendo in campo è un pochettino stanco, e quindi investimenti importanti che voi avete fatto quest'anno a livello di ingaggi, le faccio i nomi di De Feudis, Curiale, Catulano, è giusto che possano iniziare ad avere un po' di continuità e di dare un po' di ricambio a chi ha dato tutto adesso. Guarda, noi siamo sui 12-13 giocatori utilizzati in questo momento. Sì. Noi, guarda, noi facciamo gli acquisti che sono stati fatti anche. Curiale fu comprato quest'estate, diciamo, quindi una scelta sempre di Rinchiera, allora seguito da Asta, credo, no? E Catulano è un acquisto fatto da Rinchiera insieme, no? Al mister, a Braglia. E quello che io, questa è una cosa che magari molti mi chiedono, quello che io dico sempre, io do molta fiducia al mister. Il mister sa sicuramente chi lavora bene durante gli allenamenti, chi lavora bene in campo, quindi noi diamo tanta fiducia al mister. Quindi se il mister, magari le persone, lei mi ha detto, l'ha usata magari non tantissimo in questa stagione, perché forse vuole dirmi questo alla fine, no? E quando lo usate hanno fatto molte volte bene, alcune volte meno bene, ma alla fine hanno sempre risposto, diciamo, no, bene alla... Queste sono scelte che fa il mister. Io come presidente non entro a fare le scelte tecniche. Quando mi hanno proposto di acquistare Catulano, noi abbiamo accettato di acquistarlo, perché credevamo in Catulano. Quando ci hanno detto che acquistate Curiale, noi abbiamo messo Curiale a disposizione della società. Noi quando facciamo gli acquisti, e gli acquisti ovviamente vengono anche dall'area tecnica e non dall'area, diciamo, l'area gestionale, noi li facciamo perché diamo anche alla società un altro strumento di cui servirsi, un'altra persona di cui servirsi in campo. Se il mister ha ritenuto di utilizzare alcuni giocatori in un determinato modo, questa scelta l'ha fatto il mister, quindi non è una scelta che facciamo noi. E io non c'ho niente a rimproverare al mister, perché quando una persona riesce a portarti quei risultati, credo che non abbiamo niente da rimproverare nessuno al mister. Il mister sta facendo la sua squadra, ha fatto la sua squadra, ha creduto nelle persone che spesso ha utilizzato, e queste persone spesso ci hanno dato la possibilità di vincere e ci hanno dato a tutti quanti grandi emozioni. Non dimentichiamo le partite con Foggia e casa, col Cosenza fuori, con lo stesso Benevento in casa, no? Che da 1-0 poi Benevento da 1, ma proprio grazie all'ingresso di Curiale fu quella partita, per dirla. Sono emozioni fortissime che abbiamo vissuto. Grazie ai calciatori, grazie a Braglia, che ha gestito bene il gruppo, e questo non possiamo rinnegarlo, secondo me. Senta Presidente, quando lei parla di una scuola calcio a Lecce, no? Casa Lecce come struttura, no? che effettivamente non c'è mai stata in 108 anni di... Poi però lei ha parlato anche di scuola calcio, significa che il suo intendimento sarebbe quello di tornare a quella fucina di talenti salentini che hanno caratterizzato tutta l'epoca iurlana? Allora, io credo che anche la finalità di una società che sia sul territorio sia pure quella, cercare anche di far emergere dei talenti, no? Salentini che sono emersi negli anni passati, con l'epoca iurlana sono emersi tanto, no? Ma anche prima, noi abbiamo in società il professor Adamo, no? Il quale sono potuto sopare a Attilio Adamo, che è stato un grande talent scout, diciamo, no? In termini tecnico. Quindi secondo me ci sono anche dei ragazzi che hanno possibilità grosse di poter emergere, no? E quindi una scuola calcio dà anche la possibilità di far emergere alcuni ragazzi, anche se molte volte quando parlo di scuola calcio, oltre a pensare a quello, penso anche a un'educazione in più che il ragazzo può avere nel corso della sua vita. Non dimentichiamo che il mondo del calcio, se è vissuto bene, è un mondo molto rigido, che ti insegna le regole e ti insegna a saper vivere bene. Io per primo l'ho praticato e ho visto veramente che molte regole l'ho imparate quando giocavo a calcio, è là che poi un percorso di crescita che un ragazzo fa, a cercare di capire che c'è sempre qualcuno che devi seguire, c'è qualcuno che detta le regole e tu devi ascoltare le regole, ti piacciono o meno, cosa per esempio che non vedo più nel mondo dei ragazzi questo. Pensiamo a quello che succede nelle scuole, insomma, no? Quindi io credo una scuola calcio sia per far emergere quei ragazzi che veramente hanno talento, ma anche una scuola che riesca a rieducare i ragazzi, una scuola che riesca a dare di nuovo a quei ragazzi quei valori che oggi secondo me non ci stanno più. Il calcio a me piaceva per questo quando ero ragazzo, e dico anche che la maggior parte dei ragazzi che giocavano con me oggi
nella vita sono diventati qualcuno, ovviamente non come calciatori, ma come ingegneri, come avvocati, come dottori. E secondo me è stato proprio quel passaggio che abbiamo fatto che ci ha consentito un pochino a tutti ad avere qualcosa in più della vita. E quindi voglio proprio ritornare, voglio fare la scuola calcio anche per queste cose, soprattutto per queste cose. Presidente, voi sicuramente cercherete di riannodare un filo con la scuola calcio, con la vecchia scuola, vecchia società di Milano, invece con il centro sportivo, diciamo un po', perché è rimasto nel libro dei sogni di Severaro, che negli ultimi anni aveva programmato, aveva previsto, era stato fatto anche un progetto, era stato individuato un'area a nord di Lecce, c'era l'idea. Sì, no, lo so anche questo. So. Prima che tutto precipitasse c'era l'idea di fare questo centro sportivo, quindi sono due cose bellissime. Quindi possiamo dire che finalmente sentiremo usare un termine dalla società, il termine che è caduto in disuso, programmazione. Sì. Ci sono tre squadre che ci hanno praticamente tolto la gioia della promozione, sono in Serie B o addirittura in Serie A, probabilmente forse perché hanno programmato un percorso che poi li ha portati lì. Quindi ripartendo l'anno prossimo, avete detto partiremo con la stessa voglia, con più voglia di fare, ma con l'occhio anche a questo aspetto, programmare una promozione che se non arriva al primo anno dovrà arrivare inevitabilmente al secondo o al terzo. Sì, e questo è quello, no, siamo partiti proprio con questo spirito. Non ho usato il termine programmare, ma quello che stiamo facendo, no? Di rinforzare bene la società, di cercare un centro sportivo, di sfoltire la società di tante situazioni che sono venute a creare in questi anni, significa proprio programmazione, no? Noi abbiamo preso il Lecce programmando, quando parlavo di business plan, significa che noi stiamo programmando la squadra dal primo giorno in cui l'abbiamo presa, la stiamo portando avanti sempre programmando, no? Tutti gli aspetti che circondano un club di calcio. E quindi per questo abbiamo pensato a un centro sportivo. Dottore Semeraro pensava a uno stadio grande, il progetto che lei dice, che conosco, lui pensava di fare uno stadio grande, uno stadio tipo lo stadio che ci ha chiesto la Juventus, lo stadium, no? Che consentisse di avere veramente un ritorno utile nella società, no? Uno stadio in cui uno non va solo alla partita, ma va anche per dormire la notte prima della partita, poi mangia lì, poi fare lo shopping lì, quindi fare business grosso su uno stadio. E questo è un aspetto che anche noi stiamo valutando, però questo aspetto possiamo valutare soltanto stando in categorie importanti come la Serie A, la Serie B. Quando parlavo di un centro sportivo, parlavo di un centro sportivo in cui oggi quello che a noi conta è riuscire a sfoltire dal bilancio quei costi che noi paghiamo mensilmente per affittarci i campi in cui andiamo a giocare, sia come squadra grande che come settore giovanile. Questi sono costi, insomma, notevoli, che secondo me, se non riusciamo a ripulire da questi costi con un centro sportivo, che oggi sarà un costo perché andiamo ad acquistarlo, ma io dico sempre, secondo me, non so se voi me la passerate questa cosa, che se uno spende X per affittare, secondo me sta andando indietro, ma se spende X, scusa, per affittare sì, ma se uno spende X per acquistare sta andando avanti. Quindi ogni rata che io pago di affitto sto andando indietro, ogni rata che pago per acquistare sto andando avanti. Quindi con queste logiche oggi ti fai un centro sportivo. Il centro sportivo può crearti finalmente una tua casa, chiamerei casetta Lecce, perché la casa Lecce sarebbe uno stadio grande, però già nella casetta uno può iniziare ad operare a livello economico con operazioni marketing, merchandising, eccetera, eccetera, che comunque ci possono portare poi quel ricavo, ti permette di pagarti sia la rata, ove ho fatto un mutuo, o acquisteremo direttamente, adesso vedremo, comunque pagarti l'ammortamento, diciamo così, dell'acquisto, e pagarsi anche la manutenzione dei campi, che anche la manutenzione dei campi è una cosa che costa e che noi facciamo fronte sempre con le casse del Lecce. Quindi questo ti permette di risparmiare quella parte di capitale che devi investirlo dove? Nel campo, perché poi i numeri, i risultati nella squadra di calcio si raggiungono nel campo e non che la società risparmia, cioè non sto tenendo l'idea, cioè quel totto in più che tu prendi non lo metti nella cassa della società, ma lo metti ad acquistare giocatori, a migliorarti i giocatori tu stessi,
e ciò ti permette di andare avanti, perché noi andiamo avanti soltanto se in campo riusciamo ad avere risultati. Ma quindi bisogna investire nel campo e non andando ad affittare stadi, centri sportivi, eccetera, eccetera. Presidente, ecco. Se dovesse fare un bilancio, secondo la stagione, quindi sarebbe positivo? Guardi, dal mio punto di vista, diciamo che partendo sempre da quel famoso giugno, quando Saverio Sticchi Damiani, il professore, firmò quell'accordo, no? E diciamo che ancora allora sembrava, a tutti quanti sembrava veramente una cosa impossibile, no? Poi partire tutti quanti insieme, andare avanti, raggiungere questi risultati brillanti che abbiamo, no? Che stiamo raggiungendo, che speriamo che siano sempre più brillanti ancora. Però sicuramente sì, la stagione secondo me è stata positiva, da come siamo partiti fino a dove siamo arrivati. Poi ripeto, noi abbiamo ereditato stracci di società che avevano anche i loro problemi, quindi quando uno programma, ritorno alle parole sue, è facile programmare se tu parti da zero, ma quando tu adotti qualcosa, quando programmi con la tua testa, con le tue idee, con le tue strategie, e devi anche capire che c'è qualcosa dietro che ti deve portare avanti, e quindi nel programma quello deve entrare direttamente, e molte volte magari su quello che tu vuoi fare, qualcosa di quello che tu eredi ti sta stretto. E per questo che dico, noi ci stiamo già sempre programmando e ripartiremo sempre, se casomai non dovessimo andare in B, ripartiremo sempre programmando, ma cercando anche di smaltire, di sfoltire ciò che abbiamo ereditato che non ci sta bene, per poter cercare di rendere più consono al nostro progetto ciò che abbiamo e ciò che abbiamo preso. Senta Presidente, cito solo gli ultimi due episodi senza andare indietro: il pallone di Lepore, forse dentro, forse no, il rigore dato a Benevento che decisamente non c'è. Ha pensato male oppure tutto regolare? No, io non penso mai male, cioè io l'arbitro nel Benevento ha ritenuto non dare rigore, è la sua scelta, cioè non è la mia scelta, lui c'ha il fischietto in mano, lui gestisce. Poi ogni partita va analizzata sempre nel suo complesso, che forse qualche azione prima forse c'era qualcosa che l'arbitro non ha visto, però ogni cosa va analizzata nel suo contesto. E anche nella rete, che la rete non è la rete, l'arbitro ritenuto che non fosse gol. Lui è il giudice del campo e va bene così. Non per ruffiare, sta parlando qualcuno? No, prego. Per ruffiare via, ma lì era già nella vecchia società, sì. Una quota. Stato anche per... No, non sto, non era una quota, vinci poi ti rispondo, finisco. Quindi questo filino estero, no? Che è stato, siccome parla sempre giustamente lui, perché poi è stato l'artefice di questo rilancio della società, è stato sicuramente il professore Freda, ha lavorato a Saverio Sticchi. Ma non pensa però che Saverio, il presidente onorario, sia stato abile a trasformare, perché ha trovato questo filino esileso in una bella porta, bella robusta, perché probabilmente è stato quello il presupposto, no? Che ha consentito poi di avviare un nuovo percorso, una nuova società. Ripeto, questa è una considerazione che faccio, è stato in un certo senso più facile puntare sull'ingegnere comunque che stava con te. Ma io stavo dentro sempre, perché con Saverio avevo pensato che dovessi stare già dentro durante le date solo, quindi tutto quanto nasce sempre da Saverio. E quando io sono entrato nel CDA di Tesoro qualche anno prima, questa operazione è stata sempre scaturita fra me e Saverio. Che Saverio, con Saverio, non è che Saverio da una mattina ha detto io voglio il Lecce. Già da allora, quindi c'era Saverio, io e Saverio già qualche tempo che pensiamo a Lecce, nel senso che non pensiamo a Lecce, pensiamo a salvare qualcosa che si stava perdendo. Che qua il problema è questo, noi ci rendevamo conto, l'ultima stagione ha dimostrato che Lecce rischiava veramente tanto, rischiava anche forse di non essere iscritto, questo io non lo so, non potrei dirlo. Però diciamo che già Saverio aveva a cuore questa cosa del Lecce, perché lui penso che è un tifoso, forse uno dei più forti tifosi che il territorio possa avere, insomma, Saverio è tantissimo tifoso. Ed è anche una persona molto intelligente, lui dice sempre noi abbiamo una cosa bella a Lecce, che è la scuola del Lecce, e questa cosa non dobbiamo perderla. E forse è proprio spinto da questi motivi che già
a me iniziò a coinvolgermi qualche tempo prima dell'intera operazione. E io, insomma, con lui siamo ormai amici fraterni, diciamo, quindi poi a un certo punto io decisi di seguirlo in questa sua grande operazione. Certo, non pensavo di diventare presidente del Lecce, perché pensavo di fare tutt'altro, poi per tante circostanze, insomma, hanno voluto come presidente, ne sono fiero e orgoglioso di ricoprire questo ruolo. Seminario, ci siamo buttati insieme già da qualche anno. Sì, perché sapete, ritiene sempre che Lecce, la scuola di Lecce è una bella cosa, che a Lecce non può mancare. E su questo, quando lui mi parlava la prima volta, io proprio qua in conferenza stampa dissi, tutto nacque qualche anno prima in una cena che lui avevamo a Torino, davanti a un Bombarolo. E poi in quella sera, che risale a circa 2 anni fa, nacque il discorso del Lecce. Poi lui capiva che Lecce ormai stava, non era tenuto giusto più bene come un tempo, che comunque le società che lo gestivano siamo forse anche stancate di non raggiungere noi in diversi anni gli obiettivi che si erano prefissi, perché poi sicuramente poi nel calcio gioca anche la fortuna, eh. Secondo me qualcuno prima di noi è stato sfortunato, come io dico sempre, che alla fine la fortuna quest'anno non ci ha seguito tantissimo, insomma, no? E quindi diciamo che Saverio, vedendo tutto questo, aveva già pensato di cercare di salvare insomma, la squadra, cercando di creare una cordata di uomini, di ragazzi. Alla fine siamo tutti ragazzi, insomma, tutti messi al punto giusto. E anche quello che le persone, no, che abbiamo messo tutti al punto giusto, per cercare di dare anche noi un contributo a questo territorio, che ripeto, per me anche oggi Lecce è una cosa bella, che a questo territorio, che vedo molta gente che proprio è tifosa del Lecce, chiama il Lecce, veramente sono tante persone. Quindi alla fine sono contento che Saverio pensò poi di fare questo oggi, sono veramente contento di questo. Altre domande? Grazie. 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 Grazie.